Gold Disc, つまりグランプリを獲得いたしました。Attenzione, sarebbe connettervi con Radio Altra Musica. Benvenuti a tutti e buon ascolto. Sono le ore 19.40 minuti di martedì 21 aprile, questo è l'appuntamento numero 449 di Radio Altra Musica da Radio Circuito Solare, l'emittente del comune di Sestaurunca, in provincia di Caserta, in compagnia di Andy Simonello e della migliore musica alternativa del XX secolo. Radio Altra Musica ogni martedì sera dalle 19.35 circa fino alle ore 21.10 in diretta radiofonica, diretta anche su internet tramite il sito di Radio Circuito Solare. Vi ricordo che potete trovare le registrazioni del programma su Facebook e su YouTube. Anche per questa sera sono molti gli artisti al loro primo contatto con Radio Altra Musica. Si inizia con i Neon Pearl, gruppo inglese attivo negli anni 60 ma che solo nel 2001 ha visto pubblicare le sue incisioni ottenute nel 1967 con un album intitolato semplicemente 1967 Recordings. Da questa raccolta ho scelto Dream Scream. Ai Neo Pearl e a voi benvenuti a Radio Altra Musica.
busy. You just got to town, and we've been very interested in your development. Forget it! It can't happen here. Questi sono gli inglesi Hawkwind, ancora in attività sin dal 1969, dal loro primo omonimo album pubblicato nel 1970, ho scelto Be Yourself di Hawkwind. I'm not afraid.
I'm lonely, wanna die. If I ain't dead already, woo, you know the reason why. Secondo debutto in trasmissione questa sera ad opera degli italiani Etna, terza denominazione di un quartetto già chiamato Flea on the Honey e poi Flea, dall'omonimo album del gruppo datato 1975. Ascoltiamo Beneath the Geyser per la prima volta a Radio Alta Musica gli Etna. Terzo debutto della serata che riguarda i Days Between Stations, formazione statunitense nata a Los Angeles nel 2003 con due album all'attivo, dal cui secondo album pubblicato nel 2013 In Extremis ho tratto Eggshell Man, Days Between Stations. Just lay back.
hurt you. Continuano i debutti stasera con i tedeschi Liquid Visions, nati nel 1994 e attivi fino al 2004. Dal loro secondo album, Hypnotize, del 2002, ho scelto Money Rain e Liquid Visions.
prima volta in trasmissione anche per un altro gruppo italiano, sono i Fonetica, provenienti da Venezia, dal cui album Eppure del 2014, gentilmente mandatomi da Fabio Bello, chitarrista e compositore del gruppo, a cui va il mio sincero ringraziamento e saluto ovviamente. Ho selezionato Pianeta Blu da Eppure dei Fonetica.
Era Unifonetica, ringrazio ancora Fabio Bello per avermi mandato il disco, il CD Eppure, e lo ringrazio ancora, lo saluto perché ha lasciato scritto delle frasi sulla mia pagina Facebook. Sono le ore 20:27 minuti qui a Radio Circuito Solare, siete connessi con il numero 449 di Radio Altra Musica, il programma del martedì sera dalle 19:35 circa fino alle ore 21:10 in compagnia di Andy Simonello della migliore musica alternativa del XX secolo. Prima di andare avanti con la scaletta volevo annunciarvi un evento sempre musicale e oltre musicale che si terrà sabato 25 aprile. Dalle 9 di mattina si terrà nei pressi di Fontana Fredda, vicino Rocco Monfina, in provincia di Caserta, il Woodstock Festival, giunto alla sua quarta edizione, organizzata da un bel volenteroso gruppo di ragazzi e ragazze della zona di Rocco Monfina e dintorni. Il Woodstock Festival nasce per celebrare la musica, l'amicizia e la buona compagnia. La protagonista indiscussa comunque la musica, la filosofia di questo evento è che chiunque può andarci per suonare senza distinzione di generi musicali. Sono stati messi a disposizione dei musicisti un ampio palco con amplificazione appunto a portata di mano. A disposizione di tutti i visitatori dell'evento una piccola cucina sociale, tantissimo spazio necessario per fare i picnic e montare le tende per campeggiare durante la notte. Per ulteriori informazioni e spiegazioni consultate la pagina Facebook dell'evento Woodstock Fest volume 4 e buon divertimento a tutti. Il cantautore texano Sean Phillips, per tanti anni residente in Italia, specialmente a Positano negli anni 70, è presente stasera con Persian Flight 1, brano del suo album del 1977 Spaced, Sean Phillips. Mine, and you said you wanted me to live with you, and I believed you like a fool.
I thought that what you said was true, and for all I knew, it was true, it was true, it was you. La cantante londinese Julie Driscoll, molto popolare negli anni 60 e 70 per le sue collaborazioni col celebre tastierista Brian Auger, ci presenta Those That We Love dal suo album intitolato 1969, uscito però nel 1971. Julie Driscoll. Thank you.
Rimaniamo con questa atmosfera, è sempre da terra britannica, lo scozzese Donovan è presente in scaletta con To Try for the Sun, versione inclusa nel doppio album antologico Summer Day Reflection Songs, pubblicato nel 2000 e contenente i suoi brani incisi nel 1965. Donovan. He slept on the breeze in the midnight, with the rain dropping tears in our eyes, and who's going to be the one to say it was no good what we done. I dare a man to say I'm too young, for I'm going to try for the sun. We huddled in the derelict building, and when he thought I was asleep, he lay his poor coat round my shoulder and shivered there beside me in a heap. And who's going to be the one to say it was no good what we done? I dare a man to say I'm too young, for I'm going to try for the sun. We sang and cracked the sky with laughter, our breath turned to mist in the cold. Our years put together counted 30, but our eyes told the dawn that we were old. And who's going to be the one to say it was no good what we done? I dare a man to say I'm too young, for I'm going to try for the sun. Look down for what's happening here below. I stand here singing to the flowers, so very few people really know. And who's going to be the one to say it was no good what we done? I dare a man to say I'm too young, or I'm going to try for the sun. We stood in the windy city, the gypsy boy and I. We slept on the breeze in the midnight, with the rain dropping tears in our eyes. And who's going to be the one to say it was no good what we done? I dare a man to say I'm too young, for I'm going to try for the sun. È la volta del celebre cantautore statunitense nativo di Dallas, Stephen Stills, noto anche come componente del celebre quartetto Crosby, Stills, Nash & Young. Dal suo album da solista del 1984, Right On You, ascoltiamo il brano omonimo, Stephen Stills. I have found
about you. Need a man knows how to fight. Get it over, get it right, right, right. Ultimo gruppo italiano in programma per questa sera, i Neutrals, che mantengono fede allo slogan di Radio Altra Musica: la musica dal vivo è tutt'altra musica, con una versione live della trasposizione di Modest Mussorgsky di Una notte sul Monte Calvo. I Neutrals dal vivo. Radio Altra Musica.
Ultimo debutto di questa sera ad opera di Ryo Okumoto, tastierista e compositore giapponese anche componente dei Spock's Bird. Dal suo album da solista Coming Through del 2002 ho tratto Godzilla vs King Ghidorah. Per la prima volta a Radio Altra Musica, Ryo Okumoto.
La serata di Radio Altra Musica termina col divino Miles Davis, con una incisione del 6 novembre 1974, dove oltre alla tromba si cimenta anche con l'organo, accompagnato da musicisti quali Sonny Fortune al sassofono e al flauto, Reggie Lucas e Dominic Gaumont alle chitarre, Michael Henderson al basso elettrico, Pete Cosi alla batteria e Mitt Hume alle percussioni. Hip Skip, direzione in musica by Miles Davis.
Con Miles Davis termina la programmazione di ND Radio Altra Musica, disconnessione. minuti, vi state disconnettendo dal numero 449 di Radio Altra Musica da Radio Circuito Solare, in compagnia di Andy Simonello, della migliore musica alternativa del XX secolo, il programma del martedì sera dalle 19.35 circa fino alle ore 21.10 in diretta radiofonica, diretta anche su internet tramite il sito di Radio Circuito Solare. Vi ricordo che potete trovare le vecchie registrazioni del programma su Facebook e su YouTube. Detto ciò, anzi, prima di chiudere voglio ricordarvi il prossimo appuntamento di Radio Altra Musica, che è più specifico, me l'hanno appuntato qui, riprendo il foglietto, perché per la settimana prossima Radio Altra Musica dedicherà l'intero programma alla Giornata Internazionale del Jazz, un evento promosso dall'UNESCO ogni 30 aprile, è giunto quest'anno alla sua quarta edizione, quindi avremo un appuntamento di Radio Altra Musica completamente di jazz. E detto ciò, adesso posso chiudere. Andy Simonello vi ringrazia per la vostra cortese attenzione, vi rimando al prossimo appuntamento jazz di Radio Altra Musica. Buona serata a tutti.